A tu per tu, a ospite Filippo De Gasperi, Movimento 5 Stelle, consigliere provinciale, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. E parliamo subito di un argomento che ha tenuto banco dal marzo scorso, quando si è saputo dell'inchiesta, dei giorni scorsi, le scorse settimane con la relazione del presidente Ugo Rossi in consiglio provinciale, e vale a dire il caso Deloitte con le consulenze milionarie. Allora, soddisfatto di quanto sta succedendo, di come si sta mettendo a posto questa questione, tra virgolette, spinosa, De Gasperi? Ma direi di no, perché innanzitutto non ci è stato spiegato a cosa sono servite tutte queste consulenze milionarie, perché alla prova dei fatti, di risultati, effetti sulla vita dei cittadini, La riorganizzazione, a parte che dobbiamo ricordare che esistono tutt'oggi dei servizi appositi interni alla provincia che sono proprio dedicati all'organizzazione del sistema, e che quindi dal nostro punto di vista questa riorganizzazione avrebbe dovuto essere portata avanti direttamente dai servizi. Se poi parliamo degli interventi sull'informatica, sulle ICT, la provincia è dotata di Informatica Trentina, di Trentino Network, oltre che dei servizi interni, e quindi rimane la domanda: come mai tutta questa dotazione di mezzi e persone non si è ritenuta La domanda sufficiente. Che si fa è: servivano effettivamente queste consulenze? Ecco, secondo lei no. A questa domanda la risposta non è arrivata, e quindi io posso rimanere della mia opinione precedente la comunicazione del Presidente, ovvero che queste consulenze si sono risolte in un nulla di fatto per i cittadini. Per quanto riguarda invece, rimanendo sempre in campo, il mondo della ricerca trentino si sta riorganizzando, si sta prendendo forse la sua giusta dimensione, però c'è una certa preoccupazione su un FBK. Ma anche qua io mi metto dalla parte dei cittadini, che raramente vedono delle ricadute in termini di miglioramento della loro situazione dall'attività di questi centri di ricerca. Anche le imprese, devo dire che sembrano non apprezzare particolarmente, perché oltre a lamentarsi con costanza del fatto che esiste permane una distanza tra l'attività di ricerca e il mondo delle imprese, ce ne sono parecchie che se ne vanno e lasciano il nostro territorio, nonostante appunto ci venga sempre ricordato che siamo un'eccellenza dal punto di vista della ricerca. Tempo fa si era letto sul giornale che il Trentino investiva nello spazio, e mi domando se sia questo il bacino di interesse a cui dovrebbero dedicarsi queste attività. Allora, è notizia di questi giorni che la Fondazione Edmund Mach ha avuto un grande riconoscimento dopo Expo Milano con questo nuovo studio sull'alimentazione, un'alimentazione corretta, un'alimentazione di qualità. Allora, dando per scontato e assodato che la Fondazione Edmund Mach è vicinissima al suo tessuto, i contadini, è quello che lei sottolinea, mancherebbe forse l'FBK o i centri di ricerca nei confronti degli industriali e degli artigiani. Non c'è questa vicinanza che invece è così solare, così risaputa? Sì, direi che l'esempio calza. Non siamo noi a dirlo, questo mi conforta, nel senso che non è solamente il Movimento 5 Stelle che lo dice, ma sono gli stessi attori interessati, a cominciare dalle imprese. Quindi i margini di miglioramento ci sono, investire sulla ricerca è sicuramente un'attività condivisibile e lungimirante, l'importante è che appunto l'obiettivo e il panorama non sia quello dello spazio, ma sia quello del Trentino e delle imprese trentine. Sulla Fondazione Mach, quello che mi verrebbe da dire è che sicuramente è una fondazione di eccellenza, ma potrebbe orientarsi in maniera più marcata verso un'agricoltura sostenibile, soprattutto in termini di utilizzo di fitofarmaci e chimica di sintesi sul nostro territorio, che è un tema che interessa non solo i contadini, ma anche i cittadini e i consumatori.
Vediamo cosa chiedono i nostri. L'argomento è poi quello che sarà discusso nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il Consiglio Provinciale, ma anche il Confindustria, il Confartigianato, il Confcommercio, insomma anche i cittadini. Vediamo. Come sarà la manovra finanziaria della provincia di Trento e su cosa non dovranno esserci tagli? Ecco. So che l'argomento ormai si trascina da qualche settimana, la domanda dell'ascoltatore è una domanda che potrebbe essere attuale fino a Natale, tanto per capirci. E voi qual è la vostra posizione? Dando per scontato anche che non avete tutti gli elementi ancora per sviscerare al completo questa manovra. Beh, oggi chiaramente possiamo dire che il Trentino soffre un po' del problema nazionale dell'annuncite, per cui le manovre si presentano prima alla stampa, poi alle parti sociali con delle... Lei va d'accordo con Borga, ha detto le stesse cose. con delle accattivanti slide, e gli ultimi a cui arrivano i documenti sono i consiglieri provinciali, per cui noi ad oggi stiamo commentando quello che abbiamo letto sulla stampa e quello che abbiamo visto su delle semplici slide. E quello che ho visto mi lascia abbastanza perplesso, perché è vero che c'è una riduzione, dal mio punto di vista, modesta della leva fiscale, insomma. Ricordiamo che su un bilancio di 4 miliardi e mezzo la provincia con questa finanziaria dice di rinunciare ad ulteriori 30 milioni più o meno rispetto all'anno precedente. Si parla dei fantomatici 200 milioni di riduzione della pressione fiscale, ma quelli sono quella è una riduzione rispetto alle aliquote massime che la provincia potrebbe applicare e che praticamente non applica nessuno in Italia. Quindi il vero sacrificio da parte dell'ente pubblico è di circa 30 milioni rispetto all'anno precedente. Dall'altra parte, quindi sulle entrate, abbiamo un modesto taglio di 30 milioni. Dall'altra parte abbiamo tagli pesanti sul sistema del welfare, a cominciare dalla sanità, dove si tagliano 20 milioni, i trasferimenti ai comuni 5 milioni, ovviamente i trasferimenti ai comuni che si riducono significa servizi in meno per i cittadini, abbiamo un taglio di 2 milioni del reddito di garanzia, abbiamo un intervento che io ritengo assolutamente inopportuno sugli ausili, per esempio, dei disabili, per l'acquisto dei quali si introduce l'ICEF, e sappiamo benissimo che in Trentino con una pensione e un appartamento automaticamente si viene considerati benestanti, per cui probabilmente per acquistare una carrozzina ci sarà chi dovrà metterci dei soldi, esclusivamente soldi propri, con gli interventi che abbiamo letto su questa manovra finanziaria. Quindi se da una parte ci sono delle modeste riduzioni in termini di entrata, che non vanno ad incidere per nulla sul discorso degli sprechi o dei privilegi, basta leggere gli stipendi dei dirigenti che abbiamo potuto notare nei giorni scorsi, basta vedere il sistema delle partecipate della provincia che non viene toccato minimamente, e dall'altra parte ci sono pesanti tagli al sistema, appunto, dello Stato sociale e del sostegno al reddito alle famiglie. Ecco, 30 secondi, lei spera in un altro scivolone della maggioranza come successe lo scorso anno, andò in confusione su un emendamento da cui scaturirono non mi ricordo quanti milioni che poi andarono a beneficio dei pensionati. Beh, devo dire che questo è un punto che condivido invece della manovra, perché sostanzialmente per quanto riguarda la riduzione dell'addizionale regionale il Presidente Rossi ha ripreso la proposta del Movimento 5 Stelle che l'anno scorso era stata votata per errore e che evidentemente così sbagliata non era. Insomma, l'anno scorso poi il taglio si era concordato di ridurre di 6 milioni l'addizionale regionale per i pensionati, quest'anno la riduzione arriva a 20 milioni, ma diciamo che lei ha indicato una strada, esatto, non è altro che la prosecuzione lungo una strada che l'anno scorso era stata considerata errata, invece evidentemente così sbagliata non era. Allora, siamo al termine, noi ringraziamo Filippo De Gasperi, Movimento 5 Stelle, consigliere provinciale in Trentino, grazie De Gasperi. Grazie a voi. E ci rivediamo con un altro ospite, grazie.